Restiamo in regione, parliamo ancora dell'assessore, anzi dell'assessorato allo sviluppo economico. Crescono le esportazioni in Puglia. Dai dati Istat del primo semestre emerge infatti un quadro ottimistico, incremento di vendite soprattutto sui mercati esteri. Con un aumento del 10% nel primo semestre 2019, la Puglia figura tra le prime 5 regioni più dinamiche in Italia e tra quelle trainanti del Mezzogiorno, che complessivamente fa registrare un sensibile, anche se più ridotto, incremento nel suo complesso. Un dato che testimonia la dinamicità del sistema produttivo pugliese, sempre più in grado di affrontare la sfida della competizione globale, capace di penetrare sui mercati esteri che apprezzano i prodotti made in Puglia. Il dato sulla crescita deve comunque essere disaggregato rispetto ai diversi settori di attività economica. Alcuni settori produttivi, come ad esempio l'agricoltura, con il dramma della xylella, necessitano di particolare attenzione in riferimento alle inevitabili ricadute su tutta la filiera olivicola, penalizzando anche l'export. Il risultato complessivo, al di là delle posizioni politiche, secondo l'assessore allo sviluppo economico Mino Borraccino, va interpretato tenendo ben presente che, al di là delle note criticità, il tessuto imprenditoriale pugliese è il vero artefice della crescita delle esportazioni pugliesi e dei processi di internazionalizzazione delle imprese locali. Il governo regionale proseguirà con determinazione nel fornire gli strumenti finanziari utili per perseguire l'obiettivo, e i dati dei primi mesi di quest'anno rappresentano un punto di partenza, trainando la crescita economica e occupazionale in Puglia. Tutto secondo